Benvenuti, benvenuti, benvenuti in questo nuovo podcast targato iphoneitalia.com. Ciao Giovanni. Ciao Claudio. Come stai? Tutto bene? Tutto benissimo, siamo caldissimi. Il microfono è caldo. Wow, sembra. sembra quindi che siamo pronti per partire con questa nuova puntata del podcast iphoneitalia, nella quale non faremo, eh, diciamo, riferimenti calcistici, perché questa volta proviamo a rimanere più seri. Giovanni. Dai, no, anche perché, scusa, poi c'è. C'è la che sosta per la nazionale quindi non è che dobbiamo, poi basta questo calcio, eh, basta. Più seri, c'è la Formula 1, grande Ferrari che torna. Si avvicina alle Mercedes, poi, certo, sono, non nascondo un po' di preoccupazione per Valentino eh, perché ricomincia la MotoGP. Diciamo che non c'è il calcio, ma eh, noi dei fondi italiani non vi lasciamo soli. E comunque domani c'è un sacco di roba, però. Mo, Ve la dico come ve la direbbe Claudio. Ma eh, dato che ci stanno tutte queste cose, mo non è che non vi dovete ascoltare il podcast. No, infatti il podcast... Anzi, ah. questa settimana eh. comunque è una settimana ricca di cose, quindi adesso noi dobbiamo parlare di tutto ciò che è successo. E ne parliamo. Uh, secondo me partendo da un discorso un pochino complicato da un certo punto di vista, la sicurezza. Perché voglio partire dal discorso sicurezza, Giovanni, penso che tu sarai d'accordo, perché in settimana sono state rilasciate un po' di dichiarazioni strane, o meglio, c'è delle... stato un gruppo, la Turkish Crime Family, che ha minacciato Apple di, eh, diciamo, di poter attaccare milioni di iPhone, ehm, chiedendo però un riscatto per evitare tutto ciò. Addirittura sono stati chiesti, Giovanni, questi sembrano veramente... Uh, come dire ladri o hacker dell'ultima ora 75.000 dollari in bitcoin o ethereum che non so cosa sia ti devo essere sincero oppure 100.000 dollari in itunes card ora io non lo so perché però a sto punto avrei preferito soldi direttamente <ride> non lo so tu però <ride> diciamo che forse guarda i bitcoin li capisco però le card di itunes no perché poi apple magari te le dà e te le blocca pure cioè voglio dire sei un po' stupido se fai Ma questo ragionamento. So. No? Che, più che Tarkish, uh, Crime, uh, Mafia, qua non lo so, mi sembrano dei giocatori incalliti di Clash of Clans o qualcosa del genere che vogliono le carte di iTunes per potersi sbloccare l'inverosimile. Adesso io premetto di non averci mai giocato, però immagino che ci siano le cosette da sbloccare a pagamento o comunque quei giochini lì. Me lo suppongo eh, anch'io però eh, eh, Sì, 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 faceva assolutamente Sì, ha fatto sorridere Ha fatto sorridere la richiesta così misera Tra l'altro un po' tutto il mondo Li ha presi un po' per il uh, Sedere benelli, eh. <ride> sì, 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 sì Perché poi lo sapete noi ci teniamo a, a tenere un linguaggio consono E li hanno talmente presi per il culo Questi qua, sti sfigati <ride> Che e poi hanno, fatto, hanno mandato la seconda e hanno detto: Vabbè, allora sai che, eh, no, 75.000 so pochi. Mi sa che poi hanno rilanciato Claudio. Eh? Ah caspita: Sì, 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 hanno rilanciato. Ovviamente eh, Apple fa che non finanzia questo genere di attività e, e ha fatto sapere che non avrebbe mai, mai più dati. Tra l'altro abbiamo scoperto anche che queste minacce sono, sono alquanto farlocche in quanto prima di tutto loro hanno sì mostrato degli account violati ad Apple ma pare che chiaramente tutto ciò che è in loro possesso sia stato semplicemente frutto dei cosi, delle cosiddette diciamo per chi segue la scena underground anche piratesca quelle listone di cose che... Di, che che promettono di far trovare migliaia di account gratis senza muovere un dito e quindi in realtà c'è una cosa che anche il bimbo brufoloso che è a casa dei genitori che in questo momento non ha nulla da fare potrebbe tranquillamente fare da solo. Il senso di tutto ciò, qual, qual è? Dovete prima di tutto cambiare le password ogni tot, ma non solo. Il consiglio che vi do io, che vi dà Giovanni, che vi dà un certo Francesco siciliano, siciliano no, siciliani è quello di attivare la verifica in due fattori anche su iPhone uh, o meglio da iPhone. Come si fa? Andate sul sito di iphoneitalia.com, vi lasciamo il link in descrizione Bene. perché mi sembra qualcosa di abbastanza interessante e molto utile. E Francesco vi dice come fare la verifica in due passaggi in due, a due fattori, chiamiamola come volete. In realtà è molto utile perché permette prima di tutto di utilizzare la, la classica password per loggarsi con il proprio account iCloud, meglio per loggarsi, per loggarsi al proprio account iCloud e successivamente viene mandata una richiesta sul vostro numero di telefono, su un dispositivo che vi considerate, considerate attendibile con un codice temporaneo da inserire in quel momento per poter loggare quell'account su quel dispositivo. Il senso di tutto ciò qual è? Se non, ha, non possedete il vostro dispositivo non potete utilizzare l'ID uh, Apple. Chiaramente c'è un salvataggio, un salvagente in tutta sta storia perché con la verifica in due passaggi poi Apple genera una password molto complessa che si può utilizzare qualora non abbiate a disposizione uno delle, degli strumenti per ottenere questo codice in più ma sicuramente per un hacker sarà molto 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 complicato riuscire ad utilizzare il vostro account senza possedere fisicamente un vostro dispositivo loggandosi conoscendo già la vostra password quindi mm. stiamo parlando di passaggi talmente complicati da, da, da eseguire es normalmente eh, per un hacker che è chiaramente è molto difficile che poi qualcuno riesca ad impadronirsi del vostro account, tutto ciò si può fare con tantissimi servizi, tra cui anche per esempio l'usatissimo Dropbox, attraverso il quale molta gente utilizza tra l'altro ehm, la sincronizzazione per far sì che 1Password abbia la sua, ehm, la sua cassaforte sincronizzata tra i vari dispositivi. Se non conoscete OnePassword, andatevelo a vedere un po' sia su App Store che sul Mac App Store che comunque anche sui vostri dispositivi, magari Android o, Diado o Microsoft o Windows. E attraverso OnePassword potete conservare tutte le vostre password. Ma chiaramente se la cassaforte è una password debole, ma soprattutto se il vostro Dropbox attraverso il quale viene poi salvata la cassaforte sincronizzata tra i vari dispositivi non ha la verifica in due fattori. Mi sta facendo male la testa Claudio, mi sono... Eh mi, Giovanni, mi, la sicurezza mi, è importante, fa, mi fa, sono, fa venire male la testa. Mi, mi sono perso i due fattori, cioè io sinceramente pensavo che tu prendessi la password, la spezzassi a metà e la, la, la dessi. a uno ha un fattore e a uno ha un altro fattore, due contadini sperduti, e... però non è così. Però, no, però Giovanni, sei d'accordo con Fran me? Insomma? Francesco Siciliano, giustamente, come Com appena era. Francesco Siciliano. <ride> Siciliano. <ride> andate, e bi... mi raccomando, mini andate e ve la fate, ve la attivate. Tra l'altro eh, ci vogliono, mi sa, 24 ore che, almeno all'epoca quando l'ho fatto io, non so se hanno sveltito so la procedura vi venisse accettata e, e niente Io, ragazzi qua, all'inizio è stata eh, tutta abbastanza immediata verifica la... due passaggi eh. così quando dovete inserire il vostro id apple eh, vi mandano il classico codice anche sul telefonino a quel punto lì è quasi impossibile quando lo fate poi tra l'altro vi danno una master key molto grande che apple vi dice di, custo di stamparla e di custodirla in qualche parte gelosamente fisicamente che servirà, quindi qualora uno dice vabbè sì, eh, mi, però mi rubano, tutto, fa, mi rubano cioè? il telefono e magari in quel telefono io ho anche la SIM, magari possono rubarmi l'account, eh, cioè dovrebbero rubarti prima la, la, la password e poi, e poi avere il telefono, che però magari già è più possibile, e, però comunque avete una chiave master per recuperarlo, chiave che però Apple non ha, quindi vi dice occhio stampatevela, tenetevela perché se la perdete poi... Non potete più entrare in possesso del vostro account, è molto sicuro e attivatelo perché così è prova di bomba. E tra l'altro, poi questi hacker nel momento in cui un utente abbia abilitato la, la, comunque l'accesso a due passaggi, o comunque Apple lo dovesse forzare, e questo, comunque, Apple stessa potrebbe resettarvi la password. Quindi, comunque, mm. che poi anche qui, calmo, Giovanni c'è un pochino di, di, di problema nel dire, cioè, non è proprio così. Perché Apple soprattutto nel momento in cui c'è un dispositivo con iCloud attivo o meglio con trova il mio iPhone attivo, uh, nel momento in cui poi una persona si dimentica la password, teoricamente non può disattivare questa funzione. Quindi cosa succede? Nel momento in cui poi la persona ha bisogno di ottenere cioè un'assistenza un da parte di Apple per quanto riguarda questo dispositivo e non ricorda la password a volte è difficile dimostrare ad Apple che effettivamente quel dispositivo è in proprio possesso perché è stato acquistato quindi state attenti anche a quegli scontrini dei vostri dispositivi fidatevi fino a un certo punto di chi vi vende un telefono senza scontrino oppure sbloccato perché poi domani mattina quando per caso sbadatamente perdete la password sarà difficile dimostrare ad Apple che effettivamente quel dispositivo è stato ottenuto legittimamente potrà sembrare una, una cosa stupida sì Certo, però effettivamente... No, no, no. Vabbè, così, questo, cioè, questo, questo è un altro aspetto però insomma, che esula un po' dalla vicenda. Sì, però sono facce della stessa medaglia perché riguarda la sicurezza tutto ciò. Certo, beh, allora Claudio, cioè, fammi Apple concludere... Garantisce la vostra sicurezza a volte negandovi Diciamo dei dati. E ci può non è ne negandovi i dati. Apple dice eh, se io ve lo blocco il telefono, però se poi vedrete la password, eh, eh, occhio perché poi non ve lo sblocco nemmeno io. Io ne facevo un discorso molto diverso, ovvero, se mai, se mai Giovanni cioè, ci mancherebbe. Cioè, non è che vado io dall'Apple Store e i turchi mi hanno rubato la password, perché vi dono in faccia e eh, vi, vi fanno tornare a casa. Questo era un mio zuzzurrellamento mentale. E eh, io penso che Apple dia assistenza anche fisicamente per quanto riguarda questo tipo di problemi, soprattutto nei posti in cui c'è cioè un Apple Store. Soprattutto nei posti in cui funziona il Bargenius, che ripetiamo. Claudio. Eh, Apple te lo dà se tu dimostri: loro, Assolutamente, se, se tu dimostri l'acquisto, se tu non sei in grado di dimostrare l'acquisto, quello che so io non te lo sbloccano. E tra l'altro, vi aggiungo: E occhio, eh, no scusa, Claudio senti. perché è importante, occhio, perché come diceva Claudio. Uh, l'acquisto certo se lo comprate online uh, avete sempre una prova no apple lo sa chi l'ha preso eccetera occhio soprattutto all'usato occhio all'usato perché ora te la devo dire sta cosa aspetta aspetta, sera, Claudio, di aspetta di Claudio aspetta Claudio no, aspetta Claudio occhio, occhio all'usato per due motivi importante. per questo motivo qua dello scontrino e occhio all'usato visto che abbiamo fatto il 360 chiudo con l'ultimo L'ultimo aspetto che, su cui molta, molta gente è rimasta fregata, occhio alla truffa, occhio perché se c'è gente che prende il telefono con uh, le rate dai vari operatori telefonici, ve lo vende, poi non le paga più e voi vi ritrovate col telefono sbloccato. E anche lì farselo sbloccare, deve essere l'operatore a farlo, può diventare molto complicato se non impossibile. È possibile, solo c'è gente che ci è riuscita, ma dimostrando la transazione. Quindi occhio, e fatevi dare comunque, quando comprate un telefono, lo scontrino. Se vi adducano, perché se, se c'è lo scontrino, vuol dire che lo hanno comprato e non è, ne è da pagare in abbonamento. Se non vi danno lo scontrino, non lo comprate. E poi fatevelo resettare perché non vi dimenticate, non fatevelo dare già attivato. Perché altrimenti, quando lo ripristinate, vi chiederà la vecchia password del, del, dell'utente. Voi non lo recuperate più e buttate il telefono. Occhio! Sì, tra l'altro, Giovanni, stavo dicendo eh, proprio ieri sera. Mi è capitato di sentire diciamo una storia un po' particolare. Un'amica un di mia sorella, alla quale avevano rubato credo, un iPhone 5 eh, durante l'estate scorsa, ha poi comprato un altro iPhone ha configurato il suo account con questo nuovo iPhone e a un certo punto durante quest'anno, nel 2017, ha iniziato a vedere nello streaming foto delle foto che lei non stava chiaramente facendo di gente diciamo, di... che non conosceva. Scopri, scopri, si trattava di uh, colori quali erano poi entrati in possesso dell'iPhone. Cioè, meglio, coloro i quali in realtà probabilmente avevano acquistato questo iPhone sul mercato dell'usato, è che non avendo fatto assolutamente alcun tipo di ripristino, hanno cominciato ad utilizzare questo telefono, chiaramente privo di blocchi, ehm, normalmente. Il problema, qual è? Molto spesso, nonostante chi fa denuncia, denuncia eh, giustamente le autorità il, il furto, e poi viene diffuso agli operatori il discorso dell'email blocca da bloccare di quel dispositivo. Se portato in certe regioni del mondo, diciamo così, l'email è comunque valido. Quindi questo dispositivo è stato rubato in Italia, l'ha utilizzato gente in Georgia, in Georgia il dispositivo non risultava bloccato. Ergo, le persone stavano cioè la persona che aveva ottenuto questo dispositivo stava tranquillamente, lo stava utilizzando tranquillamente. Però chiaramente era tutto a posto, cioè funzionavano pure, pure, pure tutti gli account. Insomma, vabbè, chiaramente ho consigliato alla persona in questione di cambiare la password come prima cosa, di loggarsi attraverso diciamo, il sito di iCloud per effettivamente eliminare il dispositivo dai propri dispositivi. Scusate il gioco di parole. Però eh, ecco, queste sono casistiche seppur difficili, complicate da diciamo affinché accada cioè non è che è una cosa che succede proprio tutti i giorni Soprattutto al giorno d'oggi in cui utilizziamo quasi tutti il codice per bloccare il dispositivo comunque sono cose che possono succedere non vi spaventatevi se dovesse mai succedere una cosa del genere sappiate ricollegare tutti gli eventi perché seppur banale come situazione sono cose che purtroppo possono accadere probabilmente nel momento in cui viene rubato un iPhone a tutto si pensa perché al discorso della password specifica dell'account perché poi, magari, fatta una denuncia, uno dice: Vabbè, ho bloccato il dispositivo, ma in realtà non è proprio così. Anche eh no, lì, Claudio, però hai fatto bene. Io ne sento tantissimi che magari lo, lo acquistano, magari non più i propri smanettoni e lo cominciano a usare così com'è. Magari quello ci ha fatto solo eh, dal telefono cioè, cancella contenuto e glielo dà. E uno pensa che, ok ed è grave perché se gli rimane l'account eh, di iCloud magari connegato uno non lo, ripeto, magari non parlo di Power User però è successo eh? attenzione perché poi come è successo a questi ladruncoli dell'amica di sorella di Claudio e eh, tu cominci la, 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 la rubrica eccetera si può sincronizzare comunque i vostri dati sensibili le vostre foto magari quelle si sincronizzano voi non lo sapete e vanno a finire sul telefono di qualcun altro Sull'account di qualcun altro Che magari non lo usa Però ci può accedere magari da, da, da browser Da www.cloud.com e, e vi va a guardare la vostra rubrica Le vostre foto Le vostre note La vostra cronologia Quindi attenzione Quando si compra si ripristina Anzi deve essere il vecchio proprietario a ripristinare Perché altrimenti voi non lo potete fare Serve la sua password Quindi lo dovete avere con la schermata iniziale, quella di hello, di benvenuto e lo scontrino. Occhio perché poi si rischia veramente di rimanere con, un, con una mattonella in mano. E, e sovente, è capitato, è capitato eh, che gente ci abbia scritto. E, e, e purtroppo Sono cose che capitano. È eh, caso purtroppo, che perché cosa, cosa puoi mai consigliare soprattutto a un, a un utente così poco esperto? È difficile anche solo spiegargliela, questa cosa qua. Certo. ed è un casino e aggiungo Giovanni in realtà che al giorno d'oggi rubare un dispositivo Apple soprattutto 64 bit con una protezione con codice che ne so a 6 cifre e Touch ID è anche un po' stupido perché magari il telefono in questo uno lo ruba l'unica cosa che ci può fare è smontarlo relativamente tra l'altro a poche parti ormai perché soprattutto scheda madre e Touch ID sono sono diciamo delicati da questo punto di vista perché ormai il teledì non si può montare poi su nessun altro dispositivo. Altre parti si sì, possono essere utilizzate, soprattutto la scocca, però per il resto la scheda madre poi si prende e si butta. Quindi praticamente chi ruba il telefono ruba la metà della metà della metà di quello che pensa che abbia certo. senso rubare. Ora, non è che dobbiamo stare a spiegare noi ai ladri il loro mestiere perché non è nemmeno un mestiere, diciamo, lecito. Però, effettivamente è inutile ormai rubare uno smartphone di questo genere. Seppur costoso, seppur sicuramente esiste un mercato dietro. Quindi no, ma so. anche chi lo prova, ormai che non ci. Anche uno che lo trova così. Che non ci provi nemmeno. Cioè a me. È anche qua è capitato, gente che c'è scritto: L'ho trovato. Ma adesso, come c'è il ripristinato, adesso mi chiede la password, che faccio? E, e potevi fare la persona civile e, e provare a ricontattare il proprietario. E, e poi anche volta... lì, come si fa? Siri, quella è l'unica strada. Peraltro, bisogna pure sperare che le persone non abbiano bloccato, eh, diciamo, la possibilità di effettuare chiamate con, con lo smartphone bloccato attraverso Siri, e soprattutto che non abbiano già bloccato la SIM. Beh, perché nel momento in cui dai, si bravo. blocca la SIM, eh, Giovanni. Però mettiamo il caso che io eh, perdo il telefono, ok? La prima cosa che faccio, sinceramente, la, come, come cosa, diciamo, normale. E pensai bloccare la SIM per farmene dare una copia dall'operatore Una volta che faccio questa cosa e il telefono non è coperto da wifi, ormai il telefono è totalmente inutile. Non può sì, fare paragonare. Adesso qui niente. io no, non mi ricordo, però una volta, vabbè, c'era scritto, a parte che con iCloud possiamo mandare un messaggio sul telefono, quindi quello appena lo connetti te lo mostra. E eh, ma come lo connetti sim, ma, se non lo puoi sbloccare? Sulla, sulla SIM, sulla SIM, certo. No vabbè eh. ma quello esce, sullo, esce sulla lock screen quel messaggio e... Sì Giovanni siamo d'accordo Però se blocchi la sim Il telefono di conseguenza sì, non è più connesso basta, basta un wifi sì, poi... sì 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 Però c'è il messaggio da colleghi. un find my phone Stampato sulla sim c'è il numero di telefono È vero ci può essere la portabilità no, vabbè, ma, Però Giovanni ormai il numero di telefono è sulla sim Parliamoci chiaro Sono tutti dammi tra virgolette Perché per esempio io Vabbè, ah si può fatto fare fatto un tentativo, Claudio. Menti, dai, beh, se, poi non riuscite. Nessuno ehm. vi chiede di andare. A parte che per legge dovreste andare in comune a lasciarlo. e Poi se uno non lo, ri, se non lo lo reclama. Però, vabbè, adesso non è che voglio. Capisco che questo non lo fa nessuno. Però, un tentativo, anche tenerlo lasciato lì, acceso. Tutti noi che abbiamo perso un telefono, proviamo a rifare. Adesso non facciamo la più complicata di quello che è. Tutti noi quando perdiamo un telefono, proviamo a richiamarlo. <ride> E, è chiaro che e, quello che non ha nessuna intenzione, la prima cosa che fa è lo spegne e butta via la sim. Se siamo persone. Poi si spegne e non c'è il carica, va bene. Se siamo persone corrette, quello che invita voi è di non provarci nemmeno. Perché, come dicevi tu, tanto ormai è impossibile, avete un fermacarte o probabilmente solo un pezzo di ricambio per il display. Che Uno viene accesso perché quando... mi ha smontato il tasto Home. Oh, quando, quando ti chiamano glielo rendi nel senso tutti credo che abbiamo perso un telefono o comunque abbiamo provato la prima cosa e provi a, e provi a chiamare e nel, nel 99% dei casi lo trovi già spento eh, sappiate benissimo che se avete un iPhone comunque non ci ricavi veramente ci ricavi me, meno che niente qua, poi... beh Giovanni ma anche con altri dispositivi cioè alla fine sì con Android è un pochino più semplice però anche lì, con, con dispositivi top di gamma. Che con protezioni sul bookroller, certo. è difficile poi uh, fare qualcos'altro. Eh? Quindi, al di là che la legge, al di là del buonsenso, al di là dell'etica, eh, facciamolo e, e basta. E basta. Non, non nascondiamoci dietro anche al eh, vabbè, va. Eh, Restituiamo qualcosa, magari, magari chi l'ha perso, ci offre anche un caffè e ci abbiamo guadagnato un caffè. Andiamo quindi, alti. per tornare all'inizio, il senso è che Apple, dopo queste richieste assurde, si è messa a ridere e ha detto sì sì, vabbè, domani, e Te quindi la dando. cosa si è risolta così in pratica. <ride> e tra l'altro, si è scoperto appunto che in realtà eh, gli account violati erano account provenienti da altro tipo di violazioni, semplicemente certo. di gente che utilizzava password, la stessa password. In 2500 milioni di servizi. Si narra, si narra che questi hacker al telefono direttamente con Tim Cook. Tim Cook, eh, fratello di Francesco Siciliano, gli aveva fatto un'offerta che non potevano rifiutare. Cioè vi faccio un'offerta che non potete rifiutare e ci ha fatto una pernacchia al telefono. Ah, comunque, e, Giovanni, adesso eh, è la richiesta di 700.000 dollari. Hai visto che avevano rilanciato? Trovevo e la voletta, la voletta. aspetta, adesso, giustamente, scusateci. Sto non, leggendo un 72, po' meglio 22. un altro articolo di ieri proprio e la scadenza è fissata al 7 aprile, quindi Apple deve pagare entro il 7 aprile, anche qui Apple ha detto haha, ah, ah. però secondo l'azienda non c'è stata alcuna violazione per quanto riguarda questo tipo di situazioni, chiaramente ciò che invito anche io agli utenti è, se siete proprio timorosi cambiate le password, come abbiamo detto prima attivate i due fattori e siete a posto, poi chiaramente se cambiate la password ancora meglio ed evitate questi sono i classici casi in cui si capisce perché non dobbiamo utilizzare sempre la stessa password come Claudio aveva detto prima sono state rubate password a Dropbox a Yahoo in questi anni a Yahoo a vari servizi minori non tutte magari è chiaro che se dato che molto spesso le password sono collegate ad un'email magari quell'email voi utilizzare utilizzate anche come di Apple questi non hanno fatto altro che raccogliere questi dati e provarci banalmente se quella password voi l'avevate anche per eh, iCloud potenzialmente siete a rischio ma eh, cioè non è che è una, una cosa da grande hacker eh, dato che poi molte password rubate sono state rese pubbliche nel deep web diciamo eh, niente si tratta solo di andare a provare compulsivamente tutte e vedere eh, fidatevi che statisticamente il numero è alto eh, di chi usa la, sempre la stessa password eh, e quindi tutto qua eh, Giovanni, domanda là della verifica in due passaggi: Tu hai paura di questa situazione oppure no? Io la verifico in due passaggi. Ok, però mettiamo il caso che questi siano riusciti anche a bypassare questo discorso. Allora, non credo sia bypassabile. Nel senso che, no, 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 vabbè, siamo d'accordo. Allora, Tecnicamente, cioè. siamo d'accordo. Facciamo fantascienza. Ok, Par mettiamo il caso che questi in realtà siano in grado di farlo e dovesse succedere una cosa del genere. Tu nei confronti di Apple, come ti porresti? È una domanda che mi rendo conto che magari è poco conc concretizzabile perché si tratta di una situazione che magari non, non, non accadrà. Però comunque mettiamo il caso che dovesse succedere. Eh, beh, guarda, se mai dovesse succedere, eh, ci sarebbe un attacco di massa a, a degli Apple Deep che immagino non sarebbero sare tre o quattro e credo che a Cupertino con un po' di sbattimento degli uomini IT riuscirebbero tranquillamente a, a sgamare il centro dell'attacco a meno che fanno un attacco distribuito ma questo sembra ancora più complicato da fare e quindi in quel momento in cui io mi ritrovassi dal giorno alla mattina senza un account mi, mi aspetterei semplicemente che Apple uh, prendesse dei provvedimenti. Mi chiedesse di recarmi in uno store o di contattarli al telefono, ripeto, Apple una password la può resettare, che poi non lo vuole fare. Ripeto, tranne queste verifiche in due passaggi, tutta sta roba strana. Però, nel caso normale, Apple la password la può anche resettare tramite un identificativo. Io, per esempio, l'ho acquistato, quindi se, se mi riconoscesse un Apple store, cioè si può fare una procedura per cui, se ti viene il tizio, sai che lui, lui il tizio che te l'ha comprato documento di identità, resetta la password, soprattutto se quel, que, quell'Apple ID a noi risulta che possa essere compromesso perché nelle ore in cui il team che ha fatto l'attacco, quell'account lì proprio in quelle ore ha avuto una, una modifica della password, gliel'hanno bucato, e 2 più 2 fa 4, ok, lui ha avuto un danno e, e questo Apple non credo che mai nessuno possa andare lì, non è possibile dire ah no 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 no, no, no t'attacchi. Ma quindi, da, se, quindi mi stai dicendo che comunque questa cosa, secondo te, è difficilissimo che succeda a te. Però, mettiamo il caso, io volevo fare questa provocazione perché volevo dire un'altra cosa agli utenti. Uh, il discorso è questo: secondo me, in Nel questo caso in cui... sarebbe sanabile da Apple, dai, Cloud. Sì, sarebbe... il fatto che sia sanabile, o meglio, il fatto che Apple possa tranquillamente sanarlo magari è anche vero, anzi, senza magari è vero. Però, ti dico, volendo, cosa potrebbe fare Apple? Ai primi segni di attacco, buttare giù tutti sui server. Ma si sì, è semplice. E in quel sai... modo, il miglior firewall è essere disconnessi. Quindi, Ma sì, basta per si poche ore. Fix, e poi si va per... di nuovo online. Esatto. Mettendo che questi non hanno fatto phishing, però, stiamo parlando poi di, di, di una cosa che abbiamo detto. che, Cioè, stiamo parlando di altro, fondamentalmente. Sì, Promettendo sì, che questi non hanno fatto phishing tecnico. ma hanno trovato qualche falla, in quel momento lì basta disattivare, basta disattivare tutto, capire, trovare la falla e sistemarla. Ah, ma anche, sai, eh, basterebbe eh, non permettere, non, già, già, già rompere il meccanismo che ti permette di cambiare la password, non solo quello. Cioè nel senso è chiaro che Lui avrebbe lo stesso la password rubata Ma non potrebbe riprisi perché solitamente Che si fa quando si ruba un account Ti rubo la password e poi te la cambio Perché se poi tu la cambi io mi attacco E basterebbe Beh, già... Dipende dal tipo di servizio cioè Perché se certo. è stato qualcosa da, da, Diciamo che eroga un servizio Magari chi è malintenzionato come finalità quella di usufruire di quel servizio e quindi magari la password non te la cambia. Certo. Cosa voglio dire? Capita spesso di sentire sur, sulla rete che c'è tanta gente che, per esempio, utilizza degli account craccati come i soldi di Netflix. Anche lì non usate password semplici. Cioè eh, il discorso è più di sensibilizzazione nei confronti di chi utilizza questi servizi. Invito a tutti quanti a, prima di tutto, cambiare le password quando sono semplici. Seconda cosa, non cambiarle mai nel momento in cui siete su una rete pubblica. Che ne so, siete in aeroporto e volete cambiare la password di Netflix, non lo fate perché. Per esempio, quello è uno di quei pochi momenti in cui nel momento in cui si cambia la password, la password in realtà che è? non è altro che una matrice. Che, è un, che è praticamente è una cosa che viene salvata sul server uh, del servizio al quale siete registrati. Cosa succede? Nel momento in cui voi inserite la vostra password per loggarvi. Al server non viene inviata la password in chiaro, cosiddetta in chiaro, quindi non viene scritto il numero e la lettera, che, o meglio i numeri e le lettere che compongono questa password, viene inviata un'immagine un della password, una matrice. Cosa cambia? Che in realtà impacchettata questa matrice è mascherata e quindi non è visibile dall'esterno. Nel momento in cui invece cambiate la password, quello è l'unico momento in cui effettivamente il vostro computer, il vostro dispositivo, il dispositivo attraverso il quale vi collegate ad internet, invia la nuova password dal server, che poi si ricrea una matrice e che poi riesce a comunicare, grazie a delle chiavi che poi vengono chiaramente sfruttate per la cifratura di tutte queste cose, di tutti questi servizi, queste cose, sembra detta bruttissima, come, come cosa, per poi potervi far loggare. Quindi, Cosa succede? Non solo cambiate le password, cambiatele a casa vostra, essendo sicuri che la vostra rete di casa sia sicura. Sì, sì, giusto. Ora siamo andati molto nello specifico. Siamo andati nello specifico e comunque... Anche quando gliela rimandiamo Claudio se siamo su un servizio HTTPS comunque si fa Però comunque hai detto giusto Sì diciamo cioè, che è più difficile, diciamo se... eh, diciamola così ah, cioè, perché comunque, dai, in verità... Se siete, se siete dei, dei maniaci della sicurezza certo dovreste farlo, dovreste farlo a, a casetta vostra O comunque in un luogo in cui eh, la vostra connessione è ritenuta, potrebbe essere ritenuta sicura e pericoloso. Se siete maniaci della sicurezza, staccate, cioè staccate i cavi e non usate più internet. Questo mi sembra abbastanza ovvio, però eh. Sì, però diciamo. È una provocazione, però Esistono, dei, esistono dei compromessi, e è, è, è un compromesso, diciamo, da gente che ci tiene molto, ma che comunque intende ancora collegarsi alla, alla rete internet. Usare no, vabbè certo, cioè, sì, 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 senso, vabbè, certo, però ora. Sì, 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 nel senso, è certo. Però mi sembrava certo. giusto spendere una parte della nostra puntata oggi par parlando di queste cose, perché effettivamente, al di là delle battute scherzose che abbiamo fatto all'inizio, In settimana questa notizia, per quanto. In realtà si è passata in quasi in secondo piano perché ci sono stati altri annunci da parte di Apple di cui abbiamo già parlato, di cui vi riparliamo. Uh, ha comunque colpito un po' la sensibilità di qualche utente. Quindi ci sta, nel senso è giusto pure dare una piccola nostra opinione riguardo sta, questa storia. Perché effettivamente se non avessi... Eh, penso di parlare anche a nome di Giovanni. Se non avessimo... La conoscenza che abbiamo circa queste questioni, molto probabilmente oggi saremmo preoccupati. Sì, 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 sì. Vabbè, certo, ma poi una persona che legge questa roba qua. Eh, già, già pochi avevano sottolineato il fatto che comunque fosse stato comunque eh, più che, tutti hanno parlato di attacco quando magari sarebbe stato forse più preciso parlare di password rubate diverso cioè un attacco vuol dire trovare un buco e poter potenzialmente rubare tutto scusate e... Claudio che cosa, ti... che cosa è caduto Claudio <ride> è caduto uno scatolino non ho fatto apposta è caduto una scatolina eh, vabbè è il bello della diretta del podcast è che cadono gli scatolini e... Eh, anzi prima che vi cadano anche altri tipi di scatolini a voi chiudiamo qui tutta la questione perché l'abbiamo approfondita anche, cioè, anche per bene eh, nel senso che non si parlava si è parlato forse troppo improbabilmente di attacco quando questi hanno rubato delle password e eh, giustamente poi chi non è è una dimestichezza magari si allarma eh, eccetera eccetera eh, però a meno che non siate dei tecnomaniaci della sicurezza all'articolo di Francesco Siciliano eh, <ride> Ancora questo fatto eh, ormai, ormai, ormai Francesco, Francesco Siciliano eh, Cioè già mi immagino Francesco Siciliani con un nuovo dialetto Che a posto di parlare come Claudio Parla come quello del padrino Cambia questa pasta Vabbè Giovanni dai andiamo eh, avanti basta, parliamo gente, Andiamo di... avanti Tu mi All hai right. parlato della settimana quindi, ecco, parliamo eh, della settimana, dico una cosa, allora, siccome in settimana sono stati annunciati gli iPhone rossi, eh, iPhone red, o meglio, product red, che Giovanni vi dirà bene, meglio cosa, cosa vuol dire, prima di tutto io partirei con una domanda di un certo Mattia Ferraro, di un certo che salutiamo, che ci ha inviato una nota audio, che adesso vi facciamo ascoltare, e la commentiamo insieme parlando anche un po' dei prodotti annunciati in settimana e poi vi anticipiamo parleremo anche di quelli che saranno annunciati nel corso della prossima settimana vado Giovanni pensate che la variante Product Red rimanga anche per i futuri iPhone e questa è la prima domanda chi è? Chi è? ho detto Mattia Ferraro Mattia Ferraro salutiamo Mattia e lo ringraziamo della domanda allora, Giovanni, ti rilancio la domanda. Rispondi tu adesso e spiega anche che sono questi iPhone rossi. Cioè, ok, sono usciti gli iPhone rossi, che bello. Ma perché sono rossi? Prima di tutto, perché. Non, non andiamo lontani da, diciamo, non andiamoci troppo da quello che dai, bisogna giusto. dire in questo caso. Anche dai, perché dai, dai, dai. Gli, gli americani l'hanno fatto. Ci cioè hanno ricordato il motivo per cui questi esatto. Alfonso rossi. Esatto, e adesso esatto, è giusto, esatto, che esatto. Lo esatto, esatto. Ne... Allora li hanno fatti rossi perché, eh, ragazzi, i rossa venivano una merda. Erano proprio brutti e li hanno fatti rossi. E rispondendo alla domanda uh, del nostro pod ascoltatore tra l'altro mi piace questa cosa delle domande quindi la rifacciamo anche settimana prossima ah, anche amici del twitter che ci ascoltate oltre al solito hashtag Fonitalia podcast andate ossia... su telegram e mandateci gli audio andate su telegram uh, e mandateci gli audio perché mi piacciono ancora di più e eh, sì li faranno anche in seguito secondo me è vero che è una novità per quanto riguarda la gamma iPhone non l'avevano mai fatta sicuramente non lo faranno mai all'uscita non credo eh, Product Red eh, è, è un'associazione eh, in cui c'era tra i fondatori anche Bono degli U2 eh, che si occupa Uh, un'associazione una Onlus che si occupa della ricerca, se non sbaglio, sull'AIDS. Per cui questi product red, uh, io ricordo svariati svariate serie di iPod, quelli li ricordo. Sì, il primo iPod mm. Nano, eh, il seconda meglio. generazione, No, era quello anche quello che... rosso. Sì, e... sì, quello che era tutto in alluminio, il seconda generazione, quello lungo. Yes. Praticamente 2007, Apple devolve una 2006, parte 2006. delle vendite di questo dispositivo a, a questa associazione che si occupa quindi insomma, c'è al, al di là della nuova colorazione, eh, c'è anche un risvolto Un risvolto importante. Collaborano da tanto con Apple questa associazione, è bello. E' particolare soprattutto perché ri è riguarda il veramente il prodotto di punta. Io, perché vi ho detto che probabilmente, magari proprio dal day one, no? Perché forse è un po' cinico, anzi, è, è sicuramente cinico. Però sapete ragazzi, eh, cioè iPhone guadagna miliardate, quindi proprio farlo uscire all'inizio magari ti mangi un po' di margine che eh, poi magari gli investitori non va bene. In questo periodo dell'anno una piccola novità per quegli appassionati che decideranno di comprarlo, a cui piace, magari sanno di che una parte di, di quel guadagno di Apple, questa volta non andrà ad Apple ma andrà... In beneficenza può far piacere. E per cui mi aspetto che una volta che abbiano scardinato questa grande novità, lo facciano. Magari ecco, non proprio all'uscita. Perché eh... sì, cioè anche perché sarebbe poi una donazione veramente grossa. No, se, se, se calcoliamo i, i numeri, i numeri di iPhone. Anzi, proprio a proposito di numeri di vendita, dopo riprendiamo una notizia importante della settimana, e quindi Claudio, non so come la vedi, ma. Senti Giovanni, io sono parzialmente d'accordo, anche se ti dico che al lancio dei, di tutti i prodotti, almeno negli ultimi, non vorrei sbagliarmi, tipo 4-5 anni ormai Apple uh, sta lanciando accessori di colore rosso con la sigla Product Red, credo che tra le prime cose che Apple ha rilasciato sono state quasi certamente le smart cover per l'iPad Air, diciamo per quanto riguarda la storia più recente, successivamente... Le custodie per, per gli iPhone uh, 6 e anche 5S. Se non sbaglio, c'era la custodia in, uh, in pelle rossa. Che faceva sempre parte della campagna sì, eh, sì. di Apple Pro Red. Però, Poi, Claudio, tutte le sono altre accessori. custodie che sono uscite nel corso del tempo. Tra cui anche il cinturino rosso per, per Apple Watch, almeno quello che è al momento in vendita, quello di Flora elastomero. Che tanto viene decantato da chi ha di chi possiede l'Apple Watch. Che anche questo fa parte di questa campagna. Quindi da questo punto di vista stiamo parlando di accessori, non stiamo parlando di prodotti, siamo d'accordo. In realtà Apple, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi iPod, che però hanno una nicchia di mercato tale per cui in realtà eh, non cambia tanto di lasciarli all'inizio o, o dopo. Uh, boh, per l'iPhone 8, l'iPhone 7, io diciamo non me l'aspetto. Per i motivi che ha detto Giovanni però ecco in primavera con i soliti refresh dei dispositivi o meglio con i soliti refresh degli accessori nuovi colori ah. per la primavera io ecco da questo punto di vista me l'aspetto quindi probabilmente li vedremo tutti gli anni ma li vedremo a metà ciclo vita del dispositivo magari ecco una cosa che, che penso a questo punto che anche il Pro Red non, è, non venga poi tolto dal mercato qualora chiaramente tutto da vedere Apple dovesse decidere di mantenere in vendita ancora l'iPhone 7 il prossimo anno come di solito ha fatto ultimamente e quindi secondo me lo lascia in vendita il ProArt Red, non dico che lascia in vendita solo quello perché non credo però sono quasi certo che lascerà in vendita perlomeno quello rosso perlomeno, mm. poi bisogna vedere i piani di Apple per quest'anno perché cioè, Apple ci ha già ascoltato una volta quest'anno speriamo che lo faccia ancora, insomma e eh va bene, e eh va bene, va bene, va bene, va bene. E... Senti, Giovanni, andrei un attimino avanti a questo punto. Eh, parlando, al di là di Apple con l'iPhone 7, vabbè, di iPad, del nuovo iPad, dell'iPad, se non sbaglio. Che Apple, diciamo, ha nominato con di nuovo quinta generazione. Ma vabbè, lasciamo stare. Perché noi avevamo pensato al fatto che l'iPad di quinta generazione fosse effettivamente l'iPad Air. Invece la, la gamma iPad, tra virgolette, originale, si è fermata con l'iPad 4, esatto. che poi è stato sostituito dall'iPad Air. Ora, esatto. questo nuovo iPad è un upgrade dell'iPad Air 2, non è un upgrade dell'iPad Air 2, è un sostituto, eh, non l'abbiamo visto, speriamo di provarlo presto, sicuramente riusciremo a darvi maggiori informazioni appena lo vedremo, lo, lo, lo utilizzeremo un po'. Insomma, Giovanni, tu che cosa ne pensi? Io sono molto curioso. Allora, beh, eh, non faremo il pippone mega galattico dello scorso podcast. Quindi, già finiti, voglio, già, voglio già avvisare gli utenti che hanno sentito iPad e si sono messi le mani nei capelli pensando alla settimana scorsa. E diciamo che eh, non so dire se ci avevamo preso o non ci avevamo preso, nel senso che eh, avevamo immaginato che qualcosa. Si stesse, stesse muovendo Io non mi aspettavo l'evento per gli iPad Non li hanno fatto ed effettivamente è stato così Quindi gli iPad Pro So che qualcuno ci ha chiesto Ma che succede? Verranno aggiornati però più in là Molto più in là rispetto all'anno Sicuramente ci sarà un, un Pro 2 Che sostituirà il Pro e, Molto e, probabilmente vedremo Credo a questo punto amen. un evento a novembre Oppure qualcosa durante l'evento sì, degli iPad? Anche se non penso. però vabbè. No, Qualcosina succederà. Sì, sì, eh, magari fanno un nuovo evento, poi ci sarà la, la nuova sede che aprirà. Insomma, abbiamo visto che gli iPad ormai. E hanno un ciclo di aggiornamenti che non è annuale come succederà secondo me anche per l'Apple Watch e solo iPhone come succede come è già ormai? successo in eh, parte ecco, perché l'Apple Watch ha visto il, il sostituto diciamo Ma il certo. nuovo modello dopo 16 o 18 mesi non Ma lo ricordo certo no ragazzi ormai quel tipo di, di dispositivi sono lì comunque iPad eh, effettivamente parlando noi siamo entrati forse in un cortocircuito di idee l'altra volta perché pensavamo ok eh, spinti dai rumors a questo nuovo modello del, del Pro 2 e ci siamo chiesti che succede agli altri perché Claudio uh, pensava che l'Ipad Air 2 cominciasse a diventare troppo vecchio quindi ha detto: Magari penso che lo tolgono. Io magari ero scettico perché, no, poi come Claudio stesso mi diceva, però mi, mi, su quella fascia lì che fai? Non hai più dispositivi. E allora lì le cose erano due. Eh, noi ci siamo forse inerpicati no, sul fatto che loro scalano sempre la gamma. Non abbiamo pensato a che cos'è il nuovo iPad. Il nuovo iPad è di quinta generazione, è il sostituto dell'iPad Air 2. È un nuovo modello. È un po' quello che è avvenuto con l'SE. È un 5S in modo e... ancora più spinto, direi. Eh. Esatto, esatto. Ancora un po' più. Un po' di copia e incolla che è stato per l'SE, che comunque ha riscosso successo. Lo hanno fatto per l'iPad per l'ipad che torna. Ormai abbandonano la sigla AIR che denominava il dispositivo sottile, tanto ormai sono tutti sottili. Pure i Pro, ormai sui MacBook sono diventati sottili pure quelli, quindi ormai, veramente. Anzi, sembreranno più sottili adesso, esatto. Sì, poi vabbè, anche lì eh, parliamone. E... e che succede, ragazzi? Praticamente noi. Pensando al fatto che la, la, la sigla Air, come ormai avevamo detto da quando è uscito il MacBook, quello, quello piccolo, e ormai stava, stava per scomparire così è stato, eh, ci chiedevamo che cosa succedesse su, su quella fascia. È successo che Apple, comunque, entra con, una, con un dispositivo aggressivo per il prezzo: e se da una parte questo copia e incolla di un po' di pezzi. Proprio come l'SE ha fatto storcere il naso a qualcuno, altri, proprio come noi facevamo per l'SE, ne hanno in, intuito la potenzialità per chi si vuole avvicinare a un certo tipo di dispositivo. E l'SE, nonostante sia sicuramente lontano anni luce da 6S e 7, dopo ne parliamo ha avuto la sua concretezza anche diciamocelo per chi voleva risparmiare un po' il nuovo iPad è lo stesso è l'iPad entry level ma non entry level come siamo abituati entry level uguale prezzo basso entry level uguale entry level per quanto riguarda Apple ovvero sempre fascia alta e... viene proposta ad un prezzo ottimo quindi chi non ha un iPad io mi sentirei di consigliarlo probabilmente adesso si è accesa solo una diatriba temporanea sì, qui, molto, temporanea. molto temporanea però magari Adio, ne parliamo coserei. se preferire lo, il vecchio iPad Air 2 magari che si può trovare nelle catene perché lo hanno ancora in stock eh, da Apple per i ricondizionati o il nuovo online, dove online certo insomma, i vecchi, insomma ancora, non è che è sparito questo Air 2 eh, lo vedremo ancora in giro per un po eh, il nuovo iPad gli ci assomiglia molto, eh, è chiaro che online lo trovate con uno sconto e più o meno diventano sovrapponibili. Eh, l'utente allora, normale dell'iPad Air si scorderà che lo vedrà iPad eh, nei, presso i rivenditori Apple e prenderà quello, però per l'utente un po' più che guarda è dura. Eh, cosa, cosa, eh, Claudio, ti rigiro la palla perché... Parlare del nuovo iPad Cioè, nel senso abbiamo già detto tutto. È un iPad che si, che si posiziona lì a un prezzo, secondo me, molto interessante. È un dispositivo. No, è interessantissimo, non, eh, non molto. Eh, è veramente interessantissimo eh, quel prezzo. Anzi, mi sento di dire che chi volesse un tablet normale che faccia da tablet se l'iPad prima era imprescindibile, mo questo nuovo modello. Eh, ma non lo so, ripeto, per uso tablet, mi sembra proprio di gran lunga il migliore dispositivo che potete comprare. iPad Air 2 o iPad? Eh, anzi dimmi prima tu Claudio perché io anche senti dipende dai prezzi allora se vogliamo fare una questione di prestazioni e tutto, tutto quanto riguarda diciamo l'hardware degli iPad tendenzialmente per come la vedo io ha più senso ancora l'Air 2 al giorno d'oggi per via del discorso di eliminazione del display perché il display in pratica attraverso questo processo produttivo praticamente essendo fuso col vetro sembra essere proprio a livello del vetro, quindi non dico che lo schermo sembra quasi uscire dal tel del dispositivo, ma quasi. Anche come discorso di alti riflesso, insomma, come trattamenti, ha più senso l'iPad Air 2 sotto questo aspetto. Però l'iPad nuovo, costando relativamente meno, perché anche se andiamo a vedere gli state price, dobbiamo comunque considerare una cosa, che il secondo anno di garanzia al giorno d'oggi viene offerto sempre da chi vende il dispositivo, quindi comprando da Apple, il secondo anno ce l'hai, sicuramente. Certo. Uh, considerando il fatto che oggi Apple vende i ricondizionati, mi sento sinceramente di consigliare a chi deve comprarlo domani, il dispositivo oggi stesso, di andare a vedersi i ricondizionati degli Air 2, perché così si acquista un prodotto che è stato pensato come top di gamma. Non che l'iPad cioè nuovo non lo sia, ma secondo me non ha quel tipo di concetto in sé, perché è un dispositivo prima di tutto più spesso, un po' più pesantuccio sì, con Vabbè. un processore è leggermente migliore, siamo d'accordo però Giovanni, fidati, metti, metti accanto un Air, un Air 2 o un iPad e un Air 2 o un iPad e un iPad Pro da 9,7 pollici e la differenza in termini di spessore si vede, si sente ed effettivamente cambia la maneggevolezza del dispositivo ti aggiungo, se facciamo un confronto con il mini 4 a livello di diciamo di corpo di ingombri e il nuovo iPad eh, il mini 4 inizia a ad acquisire senso prima con l'ir 2. Avendo un dispositivo leggero mm. e più maneggevole, effettivamente il mini. Sì, 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 ma adesso ma io guarda... adesso lo sto facendo proprio da, diciamo, l'opposta proprio da un punto di vista estetico. È relativamente funzionale, perché per uso da divano, quell'iPad va benissimo. Non c'è proprio nulla da dire Certo Diciamo al giorno d'oggi potendo scegliere Forse ancora meglio Air 2 Anche per il discorso della laminazione Però da, dall'altro canto, canto Nonostante l'iPad nuovo Perda tutte queste caratteristiche Acquisisce un pannello che Almeno a detta di Apple Scorrendo tra le pagine eh, Diciamo di presentazione del prodotto Si avvicina molto a quello che è il pannello Che monta iPad Pro Da 9,7 pollici chiaramente Meno il True tone Display eh... bisogna vederli dal vivo, bisognerebbe metterli accanto allora... sarebbe bello fare un confronto tra una, un iPad Air 2 e un nuovo iPad per cercare di capire effettivamente ma li faremo, li faremo, li faranno è eh, l'unica cosa Giovanni, almeno per quanto ci riguarda eh, non so se riusciamo a reperire l'Air 2 eh lo so, ma, ma le che va ne leggeremo dai eh, però certo se lo reperiamo sicuramente lo faremo mm sono dispositivi simili. Io Sì, sì, sì. Tra sì, l'altro credo che non ci piova. Sì, 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 sì. sì. Tra l'altro, sì, stavo per dire forse lei era un po' un attimo di display migliore come costruzione. Però poi dipende anche che pannello. Ecco, sarà interessante sapere che pannello ci metteranno dentro e... E finché non lo abbiamo ma adesso veramente poi diventa una speculazione fino a no, se stessa non, non avrà un pannello perché c'è una questione prezzo no eh, non avrà il pannello dell'iPad Pro però se è un pannello che ci si avvicina ma no, ripeto basterebbe avvicinarsi all'iPad Air 2 comunque tra l'altro tu stesso avevi qualche dubbio anzi tu stesso mi dicevi l'iPad Air 2 deve scomparire perché sai stanno facendo fuori i vecchi processori sì, eh, ma infatti, era tutta quella di Adrid triba... certo. però là tieni in conto che noi par parlavamo sulla base di un rumor che voleva che vedeva o meglio sul nuovo iPad che poi è stato presentato un processore a 9x sì Quindi sì sì però ma, al di là di questo è uno stacco generazionale un po' diverso va bene sì sì vabbè però c'è quello, quello che avveniva poi tutti gli anni non è che cioè, eh beh, qua abbiamo, abbiamo lasciato un 3 core per passare a un uh, dual core che bisogna vedere come sarà cloccato. Ora, non è che vogliamo parlare di specifiche tecniche, perché lo abbiamo da sempre detto che per quanto riguarda i prodotti Apple per tanti versi e per certi versi non ha senso. Io porterei un attimino la discussione, un pochino più sul concreto. Però, secondo me, dire, Apple Claudio, ha da... proposto un prodotto che all'interno di una tracolla di uno studente universitario o di uno studente liceo che può utilizzare un iPad a scuola. È difficile da, uh, da non considerare Cioè effettivamente sì Non è un prezzo proprio accessibile a tutti quanti Però 400 euro per un tablet Che sappiamo che di qui a 3-4 anni Andrà ancora bene Secondo me Eh no, certo la, 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 la questione hardware eh, Andrà approfondita eh, quando, quando lo avremo Uh, io finché allora non, non, non mi sento di dire Air 2 o iPad sinceramente, anche perché ripeto il riscotto processore sono quelle differenze che oggi acquistati, uh, anche perché cioè, l'iPad Air 2 va, va, va benissimo, eh, come ti dissi settimana scorsa, quindi beh, poteva anche tranquillamente rimanere. E... Però così guardando un attimino molto a spanne, eh. Sì, sì, e chiaro, e mi, dimentico, sappiamo, e mi dimentico, dimentico del fatto, faccio finta di dimenticare del fatto che eh, le versioni iPad, non le X, proprio le versioni normali del processore, quantomeno vengono ritoccate verso in alto, lo ne parlavamo prima sulle versioni degli iPad rispetto a quelle sull'iPhone, per ovvi motivi di batteria. E effettivamente dalla 8X alla 9 eh, il salto da, da un iPad a un iPhone, quindi il salto potrebbe essere anche leggermente maggiore. E Così su Geekbank Geek eh, passavamo da 1.700 a 2003 eh, sul single core, per cui differenza che potrebbe essere ulteriormente ritoccata in alto, eh. eh ripeto, Però quindi a questo può sempre vedere come ti dicevo per via del posizionamento del sul mercato che Apple vuole dare a questo iPad, si, sì, Claudio. Effettivamente ha interesse benissimo. a fare questo piccolo bump, È ma che anche non lo di... ripeto. ripeto anche andasse come l'iPhone uh, sì cioè... però se va come l'iPhone è un dispositivo da 400 euro cioè ora non voglio uh, squalificare iPhone 6s però effettivamente mettendo un iPhone 7 e un iPhone 6s uno vicino all'altro e facendo quello che uh, piace tantissimo soprattutto a certi canali youtube indiani ho visto uh, fare diciamo questi confronti effettivamente il 6S sta perdendo qualcosina rispetto a quello che, non, che pensavamo qualche tempo fa. Mi auguro che con iOS 10.3 e il nuovo um, file system, anche grazie a, a un po' di algoritmi diversi di storing, di storing dei dati da parte di Apple, si riesca a velocizzare un po' quello che dovrebbe essere iPhone 6S. Non è lento i fonti S, eh. Siamo d'accordo su questo, eh. Siamo d'accordissimo. Io, però. Eh, non lo so, non lo so, Giovanni, non... apri impo le impostazioni, ti compare tutto subito? Proviamo subito. No, perché, effettivamente. Eh, ma sai, è difficile, pe perché il fatto che iOS è pieno di questa. Eh, di questo fade come animazione, quindi è difficile riuscire a capire. No, sì, ho notato questa differenza. Mettendo vicino un iPhone 7, cioè il mio iPhone 7, con um, iOS 10.3, Beta X 5, perché era passato del tempo. Cioè, è passato del tempo da quando è successo a quando ve lo sto dicendo, chiaramente è uh, l'iPhone 6S di mia sorella con iOS 2.1, cioè 10.2.1, non mi ricordo l'ultimo disponibile insomma... 10.2.1, sì. Effettivamente con il nuovo file system io già avevo notato un, un po' di velocità in più su iPhone 7 e comparato ad iPhone 6S senza quel firmware le cose sembravano molto molto accentuate. Secondo me è semplicemente una questione di aggiornamento. Non eh, credo okay, che sia okay, a maggior, a maggior però... ragione quindi vabbè, adesso sì, 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 no, no, non no, no, mi no, andrei... no, Giovanni, ci mancherebbe, però... no, 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 a maggior ragione. Di firmware diversi, non mi andrei a inerpicare su, su questi discorsi. Perché poi ad oggi, ripeto, anche senza quel bump che potrebbe avere, eh... ma poi adesso, perché altrimenti poi ci annodiamo. Eh, se il dubbio deve essere eh, iPad Air 2, eh, iPad. Eh, perché su qu poi quel prezzo volessimo spendere eh, io non lo so se iPad stenta cioè, ma mettiamo anche il punto e eh, facendo finta che iPad possa leggermente stentare a questo punto iPad Air 2 eh, probabilmente stenterebbe ancora di più quindi adesso veramente non lo no, so no, io no. ti dico dovessi comprarlo andrei a vedere un po' come com sta messo il mercato dell'usatore dell'iPad Pro 9,7 pollici che è un altro da quello discorso. che vedo qui da ah, quello questo. che vedo qui online certo bisogna essere chiaramente sicuri degli acquisti si trova sui 450-500 euro e credo che non sia un prezzo poi troppo diverso io, io, su, molte review, eh? io su molte review io su molti pareri di blog autorevoli così americani che anche, anche loro ancora non l'hanno provato eh, leggevo che molti hanno scrivevano, io mi trovo d'accordissimo con loro che se volete un iPad e non avete bisogno degli accessori che caratterizzano la linea Pro, eh, questo nuovo iPad è possibile considerarlo un best buy. Io la, la penso esattamente così. Ripeto, eh, a meno che poi provi alla mano ci sia qualcosa che non va. E Qualcosa che non va intendo un display non all'altezza o una reattività non all'altezza, ma che oggi non, francamente io non mi aspetto, non vedo. Però, ripeto... Poi, queste, questo nella recensione verrà fuori abbastanza subito perché poi è abbastanza evidente. E condivido io forse, assolutamente, condivido assolutamente. e io forse che tendo a fare io, eh, ma soprattutto chi acquista un iPad, o un acquisto un po' più ponderato per il futuro, forse quel piccolo, ma anche fosse piccolo, bank prestazionale in più. Eh, che ha la 9 sulla 8x eh, quello più, però più, Giovanni più tempo... torniamo a fare il discorso della, della settimana scorsa che tu me l'hai detto ricordati il, il discorso è sempre in single core però c'è da dire pure giusto per chiarire questo, questo aspetto che la stragrande maggioranza delle app che noi avviamo solitamente richiedono un unico processo all'interno del processore e quindi utilizzano un solo core nel momento in cui già aprite due schede di, eh, di Safari credo credo, poi non lo so, può essere di no ma credo di sì che il processore, cioè un core si occupi di, diciamo, di renderizzare una pagina e un altro si occupi di renderizzare un'altra pagina, quindi magari con non quattro tab aperti non credo funzioni così ma non, non mi più. però non, è è non lo, non lo, non lo non escludo, escludo mm. che possa funzionare così perché non ha credo. un suo perché sta storia No, non, cre no non, credo, non credo sia fattibile no. perché se ne apri tre. Cioè, Funziona in maniera se, molto. se lanciasse tre processi, non so se mi spiego. Lo... esatto. E quindi uno se lo, diverso, se, lo, eh? se lo piange una, una, una CPU, l'altro se Va, lo piange Vabbè, diciamo che è così, no. <ride> <ride> diciamo che è così, però. Vabbò, cioè, no. Ti è piaciuto, Giovanni? Dila adesso. Sì 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 sì, 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 sì. È una cioè, questo è proprio multitasking for dummies. Uh... A eh, per spiegare, che ne so. E... <ride> Ci provo. Sì, sì, io ripeto, Giovanni. Io sto leggendo qua su subito. Non per fare pubblicità subito, certo, bisogna vedere eh, anche il, um, il discorso affidabilità, diciamo, su 500 euro le pro si porta a casa. Quindi io mi butterei su questo. S non lo so, io eh, non lo so eh, 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 l'usato. L'usato anche garantito, l'usato. Che poi comunque no. stiamo parlando dell'aria fritta perché multicore a 9 e Air 2 vanno esattamente uguali. Comunque eh, l'usato, no, cioè, no. Addirittura l'Auto X in multicore rispetto alla 9, se vai a vedere i benchmark, va leggermente meglio perché no. ha un core in più. Sì, no, vanno almeno questo. ho G Bench davanti. E comunque poi per quanto va, tutto va vabbè. Vanno, vanno i denti. Sì, poi con le piccole differenze, anche qua di tipo un'ottantina di punti su 4000 va avanti l'Air 2. Cioè. E... Giovanni, una cosa è certa: chi ha l'iPad Air 2 non pensi di venderlo. Che dire, non, eh, non lo, lo so. Cioè, ripeto, eh, anche io andrei di iPad Pro a quel punto, però l'usaggio è che si posiziona. Io faccio non questo tu, discorso perché è interessante e giusto. E poi ci ricolleghiamo ad S8 così concludiamo questa puntata, se no diventa stralunga come al solito. Uh, noi come utenti, io tu, o comunque chi è appassionato di questo mondo, chiaramente tendenzialmente, cerchiamo di acquistare il prodotto che al momento sul mercato è effettivamente il migliore. Sia il rapporto qualità-prezzo. Scusatemi, che è proprio come dispositivo, cioè il migliore sul mercato. Scusatemi un attimo, purtroppo il bello della diretta è che uno può stare anche male, un attimo. Ok. Dicevo, quindi è chiaro che noi tendenzialmente siamo portati ad acquistare il prodotto che è migliore. Però effettivamente da un certo punto di vista Apple sta proponendo sul mercato sempre più prodotti validi, a prezzi più contenuti rispetto ai top di gamma, che possono tranquillamente fare al caso dell'utente. Faccio un esempio, parliamo di un dispositivo di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, se non sbaglio proprio la settimana scorsa, scorsa Apple Watch. Apple Watch che quando è stato ripresentato, diciamo aggiornato durante lo scorso settembre, ha visto l'aggiornamento sia come Apple Watch Serie 2 che come Apple Watch Serie 1, portando a Serie 0, tra virgolette, senza virgolette, insomma, ditelo come volete, l'Apple Watch che era stato venduto fino a quel momento. Cosa ha fatto Apple? Alla fine ha portato lo stesso processore su entrambi i nuovi Apple Watch in serie 1 e serie 2, differenziandoli per caratteristiche tecniche. Per esempio il display migliore sull'Apple Watch serie, serie 2 rispetto all'Apple Watch serie 1, anche se molte persone che l'hanno provato hanno comunque detto che le differenze ci sono però fino a un certo punto, soprattutto in alcune condizioni, si notano di più, in, in condizioni più normali no mi riferisco al, 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 al fatto che ci sia più o meno luce, chiaramente a favore dell'Apple Watch Serie 2, il GPS che manca sulla Serie 1 e il problema, tra virgolette, della impermeabilità sul Serie 1 che non permette chiaramente alle persone di farci una sessione di nuoto. Quindi finché sono queste differenze, l'utente normale potrebbe dire «Vabbè, a me piacerebbe utilizzare un Apple Watch, per il mio utilizzo basta l'Apple Watch Serie 1, mi compro l'Apple Watch Serie 1». Soddisfatto comunque, ottimo dispositivo, funziona bene, sicuramente nessun problema. Chi invece è un po' più esigente va direttamente a pensare al Serie 2 perché dice vabbè c'è il Serie 1 ma chi se ne frega. Più o meno credo che Apple diciamo uh, ci stia portando a fare con questi dispositivi, cioè sì c'è l'ottimo iPad nuovo, non Air perché ha deciso di non chiamarlo più Air, che va benissimo, però cioè, ci sono ancora i migliori iPad Pro. Che hanno quel, quel plus in più, ora riprendiamo queste parole diciamo che già Apple sta utilizzando, che mi offrono effettivamente quel qualcosina in più che magari per chi è un utente, è utente diciamo, più consapevole, più, più appassionato, più incontentabile, fa la differenza. E quindi poi chiaramente fa apprezzare meglio un prodotto stesso dicasi per gli iPhone anche se il discorso iPhone anche come listini diciamo un po' diverso perché un conto sono i 100 euro sui 300 400 un conto sono i 100 euro sui 400 600 un conto sono i 100 euro sui quasi 700 e i quasi 800 sei d'accordo anche tu Giovanni penso no? sì sì certo chiaramente mi riferisco iPhone 6 S e iPhone 7 per gli iPhone il discorso è ancora diverso rispetto a prima perché la, la differenza la, la notiamo a livello di prezzi solamente se prendiamo in considerazione l'iPhone SE che pur essendo un ottimo dispositivo magari avendo uno schermo da 4 pollici al giorno d'oggi sta stretto anche a chi è meno esigente ecco però è quello è l'espressione diciamo che Apple ha portato sul mercato del prodotto ottimo a un prezzo relativamente contenuto e che offre quasi tutto ciò che offre il top di gamma di quel momento quindi in realtà Apple, anche se da un certo punto di vista, soprattutto sui top di gamma, ha deciso di aumentare i prezzi, li ha abbassati per da un altro punto di vista perché ha creato delle alternative che non sono più solo i prodotti dell'anno precedente, ma che sono magari prodotti tutti nuovi che una persona può scegliere nel momento in cui vuole utilizzare prodotti dell'ecosistema Apple, ma non ha a disposizione cifre assurde per poter entrare in questo ecosistema. Probabilmente tutto questo discorso... È difficile solo da, rec da, da recuperare e da applicare al discorso Mac, MacBook che dirsi voglia, perché lì i prezzi sono comunque abbastanza elevati. Mm. Ho cercato di spiegare quello che Apple sta cercando di fare con la sua line up di prodotti. Cioè è come se vo volesse insomma portare dei prodotti medi di gamma mascherandoli ma effettivamente intendendoli come tali. Seppur con caratteristiche tecniche ottime. Uh. Sì. poi dipende sempre da, da, dalla prospettiva in uno guarda anche i dispositivi eh. perché eh, per l'iPad cioè, Air è top di gamma perché quando è uscito era, era il top poi hanno fatto i pro l'iPad Air è diventato magicamente un medio di gamma nato come top di gamma No, no, l'iPad Air 2 per esempio. Secondo me è rimasto top di gamma, ma quello dell'anno scorso, cioè nel senso, mi eh spiegato. sì, appunto, cioè, nel senso il concetto top di gamma quando, quando lo fa Apple è tutto particolare perché anche lì uno potrebbe considerare questo nuovo iPad una sorta di figlio minore, un po' come è stato per l'SE. Perché la cosa poteva avere per me l'SE era veramente, non lo era forse tranne per il display. E... vabbè Adesso al di là del fatto che non sia ancora uscito. È, è un top di gamma comunque, c'è cioè, quando, quando lo posiziono... è chiaro che nella line up, se tu guardi l'iPad Pro da 12 pollici e un'altra cosa, tutte le, eh, tutte le migliorie che hanno introdotto, l'accessorio, la penna, eccetera, però magari, ripeto, se uno serve un tablet, eh, ma proprio poi come, come hanno detto poi, eh, dicevo appunto... Questi blocker che poi condivido, se non hai bisogno degli accessori, comunque stai comprando quello che stai comprando il top di gamma, cioè quello che sarebbe stato il top di gamma se non fossero usciti i Pro. Però sai, eh, non mi piace nemmeno che l'esistenza o meno di altri dispositivi possa relegare o me... È chiaro che nel fa... in fase di acquisto è importante perché io valuto tutto, no? cioè, guardo la linea e vado lì dove... dove voglio andare, dove posso spendere, eccetera. Questo è ovvio. Però cioè, non è che è meno top di gamma perché c'è qualche top di gamma in più. S per chi volesse quella per chi andava su quella fascia beh, perché secondo me andare su quell'iPad o andare sui Pro vecchi è chiaro che poi c'è quello che non si vuole assolutamente il top di gamma, chissà quanti avranno comprato il Pro, ma poi non hanno attaccato mezzo accessorio. E va bene. Sì, questo è il discorso, e va cioè bene. Però Giovanni, per esempio, se, uno, se una persona consuma tantissimi contenuti multimediali, tu mi direi, vabbè, ma basta un iPad normale, ok. Però l'iPad Pro effettivamente con gli speaker migliori offre un'esperienza di utilizzo diversa. Ma nessuno stanza. Ma, ma è chiaro, ma poi ogni Quindi, utente deciderà se i due speaker in più valgono 300-400 e eh, quello che è. Siamo d'accordo, ma... ma infatti, eh, ma... Ma questa certo. è la provocazione che volevo fare. Ma cioè... certo, ma certo. E Effettivamente, me... ragionando con i piedi per terra, mi certo. chiedo che senso ha comprare un iPad Pro oggi? Ha senso solo se penso di utilizzarlo in maniera diversa rispetto a quanto non certo, possa fare utilizzando invece... un iPad tradizionalmente. E I... diciamo. invece, il fanatico, l'iperappassionato, come non vedeva il senso dell'essere, ti dirà: Ma che senso ha questo nuovo iPad? Ma io, quando io, io mi prendo il Pro, cioè sai quello che deve comprare il top di gamba per forza. E allora vedrà tutto quello che c'è in basso come totalmente inutile e insensato. Però, eh, dipende. Allora, secondo però Giovanni, me, senza voler fare i fanatici, ti dico, secondo me, a sto punto, cioè te l'avevo detto pure prima, però non voglio perché poi sembra che veramente siamo rimbambiti. A sto punto Apple. Ha voluto semplicemente rilanciare il nome dell'iPad a un prezzo minore, soprattutto certo. se guardiamo allestino statunitense, perché effettivamente fa specie vedere un iPad sotto i 350 dollari. è eh, 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 certo che scrivere che possa poi arrivare sul mercato in maniera semplice, cioè, insomma, vogliono un certo. tablet l'iPad. Dai, eh, compriamo l'iPad. Oh, cioè è un best perché best Apple buy, vuole che ci sia questa associazione. Però, certo. effettivamente, io sono sicuro che un appassionato non lo compra quello. Ma come non comprava l'SE A meno che di particolari perversioni Per il fatto che avesse 4 pollici ecco, vedi, Però per dobbiamo Perversione è venuta è, 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 Però uh, Cioè bisogna uscire anche molto Dalla perversione Che è o top di gamma o nulla Perché Soprattutto per nel mercato in cui si è spostata Apple Dove E questa è la Apple che a me piace Che è molto diversa dal passato È una Apple che più sul software in realtà, ma anche un pochino già sull'hardware, lo sta facendo, ti sta regalando delle possibilità, ti sta regalando delle possibilità di spendere qualcosa meno in determinate fasce. Eh, ed è una Apple che purtroppo, proprio per il meccanismo che dicevi tu, dato che gli appassionati ci sono e sono molti, se vuoi il top di gamma, ti tira il collo e poi ne riparleremo ad iPhone 8 quando usciranno i prezzi. Se invece tu ti accontenti tra virgolette, ma di un prodotto sempre perché comunque non stanno producendo medi di gamma. Punto. Mh, forse le sei per alcuni componenti, ma comunque cioè è veramente un ottimo dispositivo, io ho colleghi che lo utilizzano. Mi perde un colpo fenomenale. E comunque ti sta dando la possibilità anche di portarti a casa dei loro prodotti a dei prezzi più accessibili e lì fuori ci sono tante persone che volevano che magari si avvicinano te lo guardano e così resiste un Mac, un iPad, un iPhone. Poi sentono se il prezzo, dicono "Madonna mia, e scappano", cioè no, magari anche e, e probabilmente hanno capito che anche perdere i clienti così non era e quel cliente lì che si che è quello che non sa della password del top di gamma che è tutto figo, bello che magari poi non gli serve nemmeno è giusto che tu te lo prendi lo stesso te lo prendi lo stesso con un margine un po' più basso però quello è un, è un utente in più e, ed è un utente che l'iPhone, che l'iPad da 800 euro non te l'avrebbe comprato mai, mai, mai al mondo giustamente, e allora e perché, beh, meglio è un utente ancora, più ha, ha da poco riposizionato anche i prezzi degli iPad ma andando oltre io uh, voglio parlare un attimino di iPhone di, di Galaxy S8, perché? perché l'S8 per quanto in realtà stia portando quello che abbiamo già praticamente visto ovunque, soprattutto su tech.it per quanto riguarda i rumors eh, riguardo appunto il dispositivo eh, tra l'altro Andrea sarà a Milano il 29 per seguire la diretta purtroppo streaming dell'evento eh, sicuramente arriverà un per il 29 stesso marzo quindi seguite tech anche attraverso youtube perché sicuramente proveremo subito il nuovo galaxy s8 insomma al di là di tutto quanto sappiamo praticamente tutto del dispositivo sappiamo ci manca qualcosina sulle specifiche tecniche in realtà sono uscite durante le settimane scorse le schede tecniche delle, tue, delle due varianti di Galaxy S8, quella un po' più grande e quella un po' più piccola parliamo di dispositivi che praticamente sulla variante più piccola avranno uno schema a 5,7 pollici che è un'immensità, però nel corpo dei Galaxy S7 che praticamente eh, diventa il dispositivo piccolo di casa, di casa Samsung in questo caso l'S8 semplice che Secondo me, Giovanni, a questo punto, considerando l'immensa diagonale di display, probabilmente sarà anche la versione più venduta dei 2S8. A differenza di quanto non certo. è stato l'anno scorso, perché come volevi, volevi dire anche tu durante, durante il podcast,. No, il di... Galaxy S7 Edge è il quinto dispositivo più venduto del 2016. Diciamo, Esattamente è giusto. Quindi ha stracciato, o meglio, ha superato il suo, fratello, il suo fratellino, fratellone S7 classico. Che certo, veramente... l'S7 classico si è posizionato dietro il, come numero dietro al G5, dietro l'Oppo A53 avrà venduto tantissimo in, uh, in Cina, sì, ma certo. E, quindi però, si tratta di dispositivi che sicuramente sono stati apprezzati tantissimo, quindi la diagonale grande di schermo è un qualcosa che magari l'utente che non cerca un dispositivo Apple cerca di più, magari, proprio perché la multimedia attraverso un dispositivo più, più grande è molto più semplice da, da diciamo, certo. di essere fatta, da essere fatta Legge È stata una bella in intuizione di, di Samsung. Però ti dico, avendolo provato un po', è alla fine un dispositivo un po' scomodo. Perché è bello, è il i dispositivi classico. edge to edge, soprattutto quelli, diciamo, uh, Smussati ai lati, quindi proprio curvi, hanno il brutto difetto del discorso dei palmi, perché nel momento in cui si sta utilizzando il dispositivo, inevitabilmente il palmo della vostra mano va a sbattere contro il display. Quindi ti dico la verità, la soluzione adottata da LG per quanto riguarda la riduzione dei cornici dello schermo mi sembra un tantino più comoda perché in quel caso abbiamo un, un, diciamo, un design molto flat con un dispositivo che in mano si tiene bene perché è piccolo però con una le leggenda di schermo davvero molto elevata in questo caso galaxy S6, s8 anche in base ai taser che abbiamo visto quindi se, facciamo finta di non conoscere Uh, le immagini che sono state pubblicate durante la settimana tra l'altro due delle immagini di ieri ritraggono il dispositivo acceso funzionante in un'auto quindi in realtà vuol dire che Samsung a, qualche, a qualcuno ha già dato i dispositivi da, da provare Effettivamente non avranno bordi anche questi, quindi saranno un po' difficilotti da utilizzare in certe condizioni e quindi molto probabilmente richiederanno una custodia per essere utilizzati normalmente tutti i giorni senza grossi problemi, anche perché in questo caso ricordiamo come così come SS S7 i dispositivi si aspettano essere di vetro sia davanti che dietro. Quindi utilizzarli senza cover potrebbe essere più di qualche rischio. Quindi eviterei insomma di utilizzarli senza cover Giovanni, che ne pensi? Eh, sì 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 inevitabilmente eh, belli bello come lo è l's7 edge di impatto perché a me cade anche quando mi cade sempre l'occhio sull's7 edge anche io concordo che in realtà come utilizzo non mi, non... non mi convince neanche a me però è una di quelle cose che sicuramente per bellezza eh, sì Cioè ti salta l'occhio Però non lo definirei il prototipo Del design funzionale eh, Nel senso che È bello ma non è comodo cioè non, E soprattutto non ti... Cioè è una cosa molto fine a se stessa Bella ma molto fine a se stessa E l'S8 È Un ulteriore step avanti Quindi è ancora più bello E Certo, uno potrebbe dire sì, però c'è una funzione, no, la riduzione delle cornici permette, di, a parità di dimensioni, di avere un display più grande, no? E, e questo è sicuramente vero. Quindi lì un'utilità ce l'hai. Quindi lasciamo perdere poi la, la, la discriminante Edge, che quella ormai l'abbiamo presa per buona. però anche lì, come dicevo la scorsa volta, eh, è pur vero che una parte te la sei giocata con un, uh, dei pulsanti virtuali a schermo. Quindi tutta la multimedialità, una parte la perdi, non grande, ma la perdi. Eh, è pur vero che, eh, è vero che tutte le dimensioni del dispositivo sono più o meno quelle, però comunque il display resta grande, quindi più, sempre più è grande, non è che poi è comodissimo sempre da usare. Quindi anche lì hai preso altri compromessi. Eh, cioè non sta succedendo quello che noi forse ci aspettavamo, cioè ovvero che. I, i, i display edge to edge eh, Permettessero finalmente Un display grande e, e un display comodo Qua invece siamo ritornati Che le dimensioni sono rimaste quelle da tavoletta eh, se, non, se non quelle di, Del di iPhone 7 Plus Un po' più piccole Ma poco più piccole Quindi un display chiaramente gigantesco Lì sopra però... Allora, anche chi ama il plus e non tornerebbe mai indietro, mi, darebbe, mi dà atto che non è la cosa più comoda del mondo, che poi ci si abitua va benissimo, però. E, e quindi va bene, e anche lì è un discorso, eh, il processore dovrebbe essere veramente potente, no? lo Snap 835 si sta, si sta mostrando nei primi bench, è sicuramente molto prestazionale, forse tornerà ad essere il riferimento della categoria, almeno fino all'uscita dei prossimi iPhone. Eh, sì la sensazione è che sia un bel dispositivo Però eh, Non lo so forse Forse aveva stupito di più l'S7 Cioè forse aveva Non lo so se con gli Edge Forse se, se l'era già giocata la, la carta Samsung Quindi eh, Non dico che sarà un S7S Per quanto riguarda Però Boh, non lo so, è come se percepissi meno il fattore novità estetica rispetto all'S7G, però è vero che in realtà la, la cambia, eh? accidenti se la sì, cambia. Sì, però Giovanni, sai perché lo percepisci meno? Anche perché le piccole novità, anche dal punto di vista di smussatura del display con quei bordi arrotondati, in realtà quest'anno li abbiamo già visti. Secondo certo. me ha funzionato molto il discorso della presentazione eh, di LG fatta prima, nonostante con un processore diverso, lo Snapdragon 821. Sicuramente peraltro per quanto riguarda la Galaxy S6, S8, vedremo sì, l'835, però vedremo soprattutto i processori Exynos, Exynos. Per, il nostro, per il nostro mercato. Certo. E mi aspetto molto anche da questo punto di vista perché Samsung ha lavorato tantissimo da questi, cioè, su questi processori, non su quelli nuovi, dico in generale sui propri Exynos, quindi immagino che quest'anno sia arrivato a un livello di maturità tale da portare sul mercato dei processori che effettivamente, così come già l'anno scorso, possano veramente competere alla parissima, scusatemi l'estremizzazione del, del termine, con gli Snapdragon 835. Non avrebbe senso, se no per quanto riguarda Samsung, certo. non portare a questo livello eh, la competizione con, con Qualcomm, credo. Quindi mi aspetto proprio la perfezione da questo punto di vista, dal punto di vista de dell'usabilità, dal punto di vista della cura dell'interfaccia, della touchwiz, che in realtà credo che da questo punto di vista ormai non sia più l'interfaccia brutta che ci eravamo detti certo. già con, uh, cioè fino, certo. fino diciamo, ai tempi del, dell'S5-S6, diciamo. Certo. Quindi il passo di Samsung necessariamente è cambiato, però è legato sempre a quello di Google. Cioè purtroppo un'azienda come Samsung che riesce ad esprimersi bene quando uh, comunque porta sul mercato cose fatte da, da se stessa, per esempio il Gear S3, per quanto in realtà noi non abbiamo provato, ho avuto modo di parlarne un po' con gente che lo utilizza. E non dico che si tratta quasi dello stato dell'arte, però effettivamente ha portato alcune cose che magari su Android Wear avremmo voluto vedere con un, processo, con, un, con un sistema operativo che ha pensato Samsung per quel dispositivo ed effettivamente ha fatto un ottimo lavoro. Quindi ecco, da un punto di vista pratico l'effetto wow è stato uh, un po'... Mh, diciamo è caduto... un è meno presente sia perché c'è stata LG che ha presentato qualcosa di simile, sia perché in mm -hmm. realtà i leak sono stati talmente precisi che ormai che cosa più ci dobbiamo stupire? Certo. 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 Bisognerà vedere dal vivo, io spero che con questo uh, aspect ratio non sia troppo marcato l'effetto telecomando che tanto e eh, anche i brand amico, avevano, avevano eh, notato e sottolineato con l'iPhone 5 mi ricordate l'iPhone 5 stavo dicendo eh, la esatto. stessa cosa e se quello era telecomando questi che sono e effettivamente è anche quello eh, sicuramente saranno d'impatto. impatto io, mm, visivamente io quello me lo, me lo aspetto e bisognerà vedere se sarà bello ma non ballerà nel senso ballerà sicuramente sarà un ottimo di top di gamma sarà perfetto sarà, avrà lì la lettura dell'iride così però avrà anche dei compromessi molto grossi ho visto che a fianco alla fotocamera ci dovrebbe essere forse il lettore di impronte però Giovanni, ecco, dipende pure da come si impugna il dispositivo, sì, cioè vabbè, quella è una posizione sì. troppo estremizzata da certi punti di vista perché è molto in alto rispetto a quanto sono eh, posizionati eh. i lettori di impronte digitali sugli smartphone che hanno l'impronta sul retro, sì. però nello stesso tempo prova a prendere in mano il tuo iPhone e vedi dove va a finire il, il dito indice quando stai reggendo il dispositivo, cioè è sicuramente un po' spostato e se... Là, è stato calcolato tutto bene teoricamente col dito si arriva facilmente a sbloccarlo di là quasi quasi è, più, è meno naturale avere il, lo, il sensore di, di sblocco al centro Io su questo ho un'opinione che non cambierà mai nel corso degli anni però va bene e... qual è l'opinione? no che, che se, secondo me lì davanti al posto del tasto home apple non avrebbe potuto eh, trovare un posto migliore ma siamo d'accordo però stiamo eh, parlando proprio di lo metto dietro vediamo meglio al centro eh, meglio no lo so però sai nel senso eh, uh, togliere i bordi che sembrava soprattutto un paio d'anni fa la cosa più c'è cioè più eh, bordi 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 alla fine sto vedendo che sta tirando cioè togliere questi bordi no, poi tra l'altro non ci sta regalando dei dispositivi più comodi e, e ci sta costringendo ad avere al fronte di un dispositivo sicuramente bellissimi, sicuramente con display più grandi anche svariati compromessi e... cioè ne faremo una ragione? sicuramente è una di quelle cose di cui ti fai una ragione però sei a questo, a questo livello e anche se con gli smartphone volendo o non lente, ci passiamo anche tante ore tanti utilizzi io per esempio i tasti virtuali è una cosa che anche lì digerisco con molta fatica e questo fa crescere in me molta curiosità per la soluzione che deciderà di adottare Apple sarà costretta anche lei lei ha ammesso di essere stata costretta a dei compromessi quando ci hanno detto del jack audio noi ne abbiamo fatto tanti discorsi filosofici quello è arrivato sul palco e ha detto sentite qua lo spazio quello è lo dobbiamo togliere, fine, punto, fine compromessi, ciao, tutto il resto chiacchiere l hanno detto poi sì, hanno detto anche qualcos'altro, ma quello era detto proprio chiaro sul palco. eh? Quindi, Quindi è inequivocabile. Comunque, veramente ecco. uno si può fare tutti i discorsi, ma quando arriva il presidente del marketing, Phil Schiller, del marketing, che ha milioni di dollari spesi, ti avrebbero potuto raccontare qualsiasi barzelletta del mondo da ripetere a pappagallo come è successo. Te lo dicono così, bello, chiaro, netto, semplice. Che poi io è sempre quello che preferisco: da un'azienda, da, un pr da un cliente, da un venditore, da un professionista, eccetera. Discorso chiuso. E quindi vediamo: salirà di nuovo Apple. Non dico che lo dica esplicitamente. Eh, uh, scenderà anche Apple così tanto a compromessi, o cercherà di inventarsi qualche altra cosa? Sicuramente Questo Sicuramente lo scopriremo nella prossima puntata. Lo scopriremo podcast, solo lo scopriremo vivendo. Con i prossimi eventi di Apple e credo che avremo delle idee in merito a tutto ciò anche grazie ad iOS 11 e ad WWC 2017. In quanto se da un certo punto di vista devi modificare qualcosina, lato estetico, effettivamente forse, soprattutto per quanto riguarda la cura che ci mette Apple nel suo software, Apple farà qualcosa certo. affinché sia tutto sostenibile. Perché certo. se poi devo avere una tastiera che si, si scontra col mio palmo della mano oppure ho delle icone troppo eh, vicine ecco. ai bordi. Vuol dire che qualcosina va modificata. Che fastidio, quindi ecco, eh, so. non me la vedo una un'integrazione alla Samsung, me la vedo più un'integrazione alla LG. Abbiamo avuto questi come esempi fino ad oggi. Non cito Xiaomi, 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 non mi ricordo mai come si dice perché semplicemente quel prodotto. È, è, stata è un... una vetrina, un un vetrina un so, ecco, un dai, è una vetrina. Ecco, un po' un po' Cioè, è strano. Un esercizio porto, di ecco. stile dai, certo. un esercizio di stile che in realtà, per quanto riguarda i brani cinesi, tanti stanno cercando di riprendere. Infatti, soprattutto per, soprattutto per quanto riguarda Meizu, uh, so che l'azienda si sta uh, dic diciamo buttando in questo mondo ed effettivamente le cose sembrano stare andando verso il borderless anche lì per i prossimi top di gamma, ricordiamo che comunque Meizu i top di gamma li ha sempre fatti a modo suo, è partita copiando l'iPhone alla fine è finita facendo prodotti originali certo, ragazzi ci sentiamo settimana prossima. Uh, le domande. So che ne avevamo anche un'altra, Claudio, magari. Ne Neamo un'altra che ci chiedeva, diciamo, di un ragazzo che, vabbè, dai, dai mezzo secondo la riprendo. E poi finiamo perché, dai, dai, perché mi sa semplicissima. Che ci tengo. Chi ci ha fatto la domanda è, 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 abbia una risposta. Domanda perché Ippo non fa la tastiera con la swipe. Domanda perché Ippo non fa la tastiera con la swipe. Vabbè, insomma, io la rimanderei a posto della sigla: Uno perché mi piace <ride> l'accento da morire. e Guarda, amico mio, davanti a della buona grappa ti potrei anche dare una risposta. Però. Eh, e ce, ce lo chiede Eros Cottarelli. Allora, io Eros. dico solo questo: ti salutiamo. Perché non credo che Apple abbia voglia di cambiare la sua tastiera così radicalmente. Esatto. In quanto comunque abbiamo possibilità di installare terze, terze parti anche su iOS, io ho certo, dico anche che dico per, no. preso dalla se... curiosità ci ho provato, però sono tornato anche indietro. Ma posso fare una domanda ai nostri podcast, podcast ascoltatori? Che, se qualcuno ci ha ascoltato fino a qua mi piacerebbe ci desse una risposta, ma veramente voi la, io la trovo. Non sono mai riuscito, anche io l'ho provata per curiosità ma non. Non mi piace, non, veramente, veramente, veramente non mi, non mi è mai piaciuta la swipe. Eh, però effettivamente, come dice Claudio, loro hanno lavorato su un altro concetto di tastiera, la stanno portando avanti, secondo me funziona molto bene. Io sono sulla stock. Domanda per i nostri utenti. Sono curioso che io mi sa che l'avevo fatta una volta e avevo anche ricevuto una risposta su Twitter e mi sa che tutti utilizzano, praticamente, la maggioranza bulgara poi utilizzava quella stock. E rispondendo anche al nostro amico è che se proprio uno la vuole, la vuole, la vuole, la vuole, la swipe, semplicemente vuole, poi adesso. Te la fa scaricare. È una di quelle cose che Apple permette. Parlavamo prima che Apple ultimamente sta permettendo più scelta. L'Apple di alcuni anni fa non te l'avrebbe mai fatta scaricare, ti avrebbe detto che sei un cretino perché vuoi usare la tastiera swipe, e, <ride> e invece È adesso bello. te la fanno scaricare. Una Apple più democratica, forse, eh, forse sì, forse più a misura d'utente. Da Vediamo, dai, eh, sarà Vediamo il tema dei prossimi produzione. anni scopriremo presto i nuovi dispositivi di Samsung che abbiamo già scoperti, ma soprattutto di Apple. E perché no? Faremo qualche confronto con i dispositivi soprattutto cinesi che usciranno nei prossimi mesi. Ci risentiamo ad ottobre battuta, oltre alla battuta, è il come si chiama? La rima. Comunque siamo curiosi di farlo sia per tech.it che anche per chi ci ascolta e ci segue da anni su iPhone Italia. Un saluto a tutti. Ciao Claudio, ciao. A tutti.